Indagato per omicidio stradale, il conducente di un autocarro coinvolto ieri sera verso le 19.40 in un incidente a Rimini sulla via Tolemaide in cui ha perso la vita un 46enne sant'arcangiolese Gianni Marinelli. L'uomo che era in sella ad uno scooter espirato durante il trasporto all'ospedale Infermi per le conseguenze delle ferite riportate nello scontro. È la prima volta che la nuova normativa viene applicata dalla Polizia Municipale di Rimini. In base al reato sull'omicidio stradale entrato in vigore alla fine del marzo scorso, gli agenti della Polizia Municipale hanno sottoposto l'autista dell'autocarro agli accertamenti per l'uso di alcol e stupefacenti e gli hanno ritirato contestualmente la patente di guida. Con la nuova legge sull'omicidio stradale, il commento dell'amministrazione comunale riminese, gli enti locali possono e devono seguire con ancora maggiore attenzione l'evolversi giudiziario, non escludendo, qualora ve ne fossero i presupposti nei casi più gravi, di valutare volta per volta la stessa Costituzione come parte civile nel processo. Oltre al reato di omicidio stradale, la nuova normativa ha introdotto anche quello di lesioni personali stradali, in sintesi per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno, la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l'investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo la pena può essere triplicata e invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi guidando non sobrio o non lucido procura lesioni permanenti. Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida ubriaco o drogato da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime, se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 grammi su litro o se l'incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione sarà da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. In caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente.